perché devo aspettare l'altro corriere. Solo che, appunto, non so se viene in questa settimana o la prossima. Di solito, quando mi arriva il primo pacco, il secondo pacco è sempre in ritardo. Arriva dopo una settimana o più o meno l'ultimo giorno in cui dovrebbe arrivare. Per cui, dato che sono due cose, ve le faccio vedere la prossima volta. Queste sono più cose e ve le faccio vedere adesso. Il pacco ve l'ho fatto vedere, è così. A me mi viene, non so perché, invece di avere una scritta con scritto Temu, eccetera, sinceramente mi viene lo stesso pacco identico come Shein. E già questa cosa qua non è che sia tanto, diciamo, bella, anche perché non so perché alle youtuber o alle influencer, solo perché sponsorizzano, allora hanno il pacco arancione con la scritta Temu, invece solo perché sono io normale, con pochi iscritti, eccetera, ovviamente chi se le caga, no? Mi inviano un pacco, appunto, quello di Shein. Allora, prima di tutto, prima di farvi vedere quello che ho comprato, volevo dirvi una cosa su Shein. Questa è già la seconda volta che acquisto. Allora, la spedizione è veloce perché ci mette poco tempo, pochi giorni. Diciamo che prima della scadenza, che ne so, i miei pacchi dovrebbero... Scusate per l'interruzione, ma ogni volta che registro un video, sempre da seduta, devono sempre chiamarmi al telefono. Comunque, niente. Stavo dicendo la spedizione. Allora, la spedizione è velocissima, per cui ci mette, cioè, se ti danno, diciamo, un... Ad esempio, entro il 7 dicembre a me mi devono arrivare questi due pacchi. Il primo è arrivato, il secondo ancora no. E per cui se entro il 7 di dicembre non arriva il pacco, ti danno 5 euro. Invece, dato che la spedizione va bene, eccetera, perché è veloce, ok, ci sta. Però ho notato questa cosa qua. Io non so se l'avete notato anche voi. Allora, c'è differenza tra Temu e Shein, perché Shein ti danno i buoni, per cui ogni volta che acquisti hai sempre dei buoni, che ne so, 10 euro di buono da spendere su oltre, che ne so, 200 euro. Invece Temu no, Temu ti fa solo gli sconti, ad esempio se un lenzuolo costa, che ne so, 40 euro, te lo sconta a 20, no? Ma non ti dà i buoni, cioè, in senso, per avere i buoni tu devi fare il primo acquisto, vincere quei 100 euro di buono e poi farne un altro. Cioè, funziona così, almeno da quello che ho visto. Io ho notato questa cosa qua, che secondo me non conviene comprare da Temu, per credere che ci sono tanti buoni, tante cose, no? Per cui è un po' così così. Invece, da Shein, anche se la roba è scontata o anche se non è scontata, no? Però invece di spendere ad esempio 200 euro di Shein, che hai messo tutto nel carrello e speso 200 euro, cosa succede? Che tu hai questo buono, che ne so, di 50 euro, tu usi questo buono di 50 euro perché hai superato 200 euro nel carrello, allora lo usi, invece di pagare 200 euro paghi, che ne so, 150 euro, per farvi capire, no? Per cui io ho notato questa cosa qua, che ci sono più sconti, più buoni che ti dà Shein, e la qualità secondo me è molto bella, è molto ottima per il fatto che ci sono più cose, ci sono più vestiti, ci sono molte più cose, e in più il sito è più ordinato perché riesci a scegliere bene le cose. Invece su Temu diciamo che non è ordinato il sito, è un po' sparso, per cui tu quando devi trovare una cosa, cioè, c'è di tutto. Cioè, ad esempio, se tu vai, che ne so, prendi un frullatore, dopo il frullatore ti esce
altre cose elettroniche che tu non vorresti comprare, ma vorresti comprare, che ne so, altre cose, che ne so, tipo le scarpe. È un miscuglio il sito, per cui ho notato molte queste cose qua, specialmente da già la seconda volta che ho acquistato. Allora, sì, potrei trovarmi bene, ma sinceramente questa sarà forse l'ultima volta che io acquisto da Temu, perché uno non ho gli sconti, due non ho i buoni, tre per avere i buoni appunto devi acquistare due volte per avere 100 euro di buono che poi devi vedere se poi te li danno. Per cui sono un po' delusa su questa cosa qua, sui buoni, eccetera, perché alla fine se tu vai a calcolare non risparmi niente, cioè continui solo a spendere e il risparmio non c'è su quello che paghi. Invece su Shein il risparmio c'è molto. E per cui secondo me questa è l'ultima volta che acquisto, perché preferisco 100 volte meglio Shein che Temu. Sulle promozioni, sui sconti, su tutto. Invece, vabbè, sull'spedizione, ok, velocissima, per l'amor di Dio, va bene. Ma anche Shein è uguale. L'unica cosa che io ho trovato questa differenza, ho fatto dei calcoli, ho detto, ma scusa, ma se io prendo questo, sì, me lo fa scontare, però io poi non ho un altro buono a dire, ah, ok, mi dà il buono di 10 euro e... O anche quando acquisti, ad esempio, io ho acquistato anche l'altra volta, ma non mi hanno dato dei buoni con scritto sul secondo acquisto hai un buono da 10 euro, ad esempio, no? Invece su Shein sì, cioè su Shein quando acquisti ti accumulano tanti buoni perché così almeno sanno che tu spendi e dici cavolo, c'è questo buono, andiamo a comprare, no? Per cui è molto diverso. E io ho valutato questa cosa qua. Non so se mi sono spiegata bene e se avete capito quello che voglio dire io. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se la pensate come me e se voi acquistate da Temu. Di sicuro questa è l'ultima volta che acquisto da Temu. Comunque, dato che mi sono dilungata, io adesso non so se questo video lo vedete come un blog mass 3 o un blog mass 4, perché devo valutare quanto stanno durando questi video, perché più ovviamente durano troppo, più dopo è troppo mettere le cose insieme. Per cui adesso comunque lo vedete, vediamo un po' quando monterò questi due video. Allora, intanto vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ovviamente non vi dico le foto, eccetera. Se volete sapere i prezzi, scrivetemelo sotto nei commenti e io vi dico i prezzi di questi. Se volete i link, appunto, vi dico di scrivermi in privato su Instagram, che vi do il link di queste cose, perché l'ultima volta che ho acquistato una cosa su Amazon, le persone mi hanno chiesto il link di questa tipo oggetto, ma non potevo inviarlo nei commenti perché YouTube il link non me li fa mettere sotto nei commenti, ma posso solo inviarli in privato tramite Instagram. Per cui voi seguitemi su Instagram e scrivetemi lì in privato, che io vi manderò tutti i link, tutti i prezzi, tutto quello che volete. Ovviamente sotto YouTube non è facile mandare questi link, almeno io non lo so come si fa. Comunque, vi faccio vedere. Ho preso questi, che non so quanti sono, tre, ok, sono tre pezzi, e dentro ci sono cinque pezzi dentro e io ne ho presi tre. Allora, questi sono per l'albero, per mettere intorno all'albero. Tutte le foto, i video, le clip li vedete nell'altro video. Quando è finita completamente la decorazione della casa e il fuori del giardino, lo vedete ovviamente in un altro video come si deve. Per cui tutte queste cose qua ve le faccio vedere nelle clip e non tramite foto, eccetera. Così faccio prima. Comunque, questi sono i tre pezzi. Una staccionata bianca con diciamo le figure, la neve, le renne, queste qua, non so se si vedono. Sono tre pezzi. Adesso ne apriamo uno così vi faccio vedere. Sono
sono di plastica, come vedete, proprio plastica, si attaccano così. La qualità fa un po' cagare, scusate la parola, ma è la verità, perché plastica, ok che è cinese, non puoi pretendere chissà cosa, bla bla bla, però la qualità fa un po', questa proprio di plastica, non so quanto durerà con i gatti, ma le ho preso appunto per metterlo intorno all'albero, per vedere che i gatti non vanno ovviamente sotto l'albero. Non so quanto durerà, non so, è di plastica, si può rompere, per cui per 3 euro e qualcosa, se non sbaglio l'ho pagato, non è che ne vale tanto la pena, però vabbè, diciamo che questo è quello che ho preso da mettere sotto l'albero. Poi pesco a caso questo, che già vedo che è abbastanza carino. Vediamo dove è. Questo è per il bagno, praticamente deve essere il completo. Ok, allora questo va sotto per il bagno, che carino. Ovviamente poi ve lo farò vedere nella clip. Questo va sotto nel water, in poche parole. Come qualità sembra buona, morbido. Invece questo è per coprire il water, così almeno i gatti non mi sporcano sopra il water. È bello morbido perché ha la barbetta, molto bello, si infila dentro come una sacca, anzi la posso usare anche come una sacca e non solo per il WC. E niente, si mette dentro ovviamente il WC, la tavoletta, così. Per cui questo è quello che ho preso per il bagno, molto carino. Poi ho preso questo, che è per i gatti, è una L, non so se gli vanno, spero di sì, perché così vedete le foto su Instagram, per cui se non mi seguite andate su Instagram così vedete le foto che ho fatto dei gatti e che farò dei gatti per il Natale, sia per i gatti che sia per i miei conigli. Io ho preso la sciarpa e il cappellino. Spero che gli va, perché ho preso una taglia un po' più grande, dato che loro adesso sono grandi. Non so se si vede, ma c'è perla. Comunque questo è il cappellino. Che carino! Che potrei metterglielo adesso per vedere se gli sta. E poi c'è la sciarpa che si attacca. No, vabbè, spero, dovrebbe andargli. Sperando che non sia troppo grande, però è carina perché la sciarpa fatta così. Questo qua non so, forse un euro, due euro, boh. Comunque questo è il completino per i gatti. Lo so, io su queste cose sono pazza, perché in teoria quando c'era il mio cane, col mio cane gli mettevo il papillon con il cappellino e gli facevo le foto. Per chi mi seguiva, cioè per chi mi segue da un bel po' sa come sono fatta, che gli metto i vestitini ai miei gatti, cioè ai miei gatti, adesso sono pochi, però diciamo, vorrei, se parla viene qua, magari voglio provargli il cappellino. Comunque sapete come sono fatta io. No, per la se n'è andata, va di là, vabbè, andiamo avanti, se no sto video dura un po' troppo. Poi ho preso questo, questi sono per le sedie, questi sono per le sedie e sono praticamente, sono belli grandi, è il cappello di Babbo Natale che va ovviamente sulle sedie. Come qualità sembra buona, non so quanto dureranno con i gatti perché spero che non mi faranno le unghie sopra questi. Sono 1, 2, 6 e 7, dovrebbero essere 7, 7 pezzi, sono belli grandi. Comunque questi costavano
forse 7 euro. Mi è entrato qualcosa nel naso, tipo un pelo. Comunque questi ho preso per le sedie, perché ovviamente la casa deve essere bella decorata. Poi ho preso questo per il fuori della porta, che ancora non ho messo niente. L'unica cosa che pensavo che la scritta fosse in 3D, in poche parole, che si vedeva, invece è proprio legno. E diciamo che pensavo molto più bello. E invece, allora, questa è la corda. Voi mettete dentro qua la corda. Scusa, come fai a infilarla se non ci entra? Ah, ok. Forse l'incontrario. Sì, è l'incontrario. Scusate, ma un po' questo è un po' difficile che entra dentro, però vabbè, comunque se riesco a farlo entrare, ok, ci sono quasi riuscita, solo che cioè è impossibile. Vabbè, comunque è fatto così, si appende sulla porta o comunque dove volete. E è carino, perché è carino. Però pensavo molto meglio. Per adesso lo metterò fuori dalla porta e poi cambierò. L'anno prossimo cambierò nuovo, perché questo qua non è in 3D. A me piacciono le cose in 3D da mettere nella porta. Poi con quello che l'ho pagato, così così. Comunque questo, poi questo staccone grande, fatto così, adesso lo apriamo insieme. Questo tanto lo devo mettere a lavare, perché questo è a lavare. Allora, questo sono le lenzuola. Queste sono le lenzuola, ho preso fatte così per provare il tessuto, se vuole a Shane, con scritto Merry Christmas e i quattro gnomi, perché ormai io sono pazza per gli gnomi. E ovviamente anche questo ve lo faccio vedere sopra nel letto come avviene. Questo è il, sono il copricuscini, che è detto qui, carino, con la scritta, molto bello. Ovviamente adesso questo li devo mettere a lavare, perché non si sa mai. E poi qualità sembra buona, molto buona, uguale a Shane. Questo invece copre il piumone, che però io lo uso anche come coperta normale. Questo è grande, adesso non so come farvelo vedere, ma è gigante, non ci sta neanche nell'inquadratura. È questo così. Non ci sta nell'inquadratura, per cui non ve lo posso far vedere come si deve, ma ve lo farò vedere sul letto, che forse è meglio. E poi, secondo me, le clip con le musichette, secondo me, sono più belle. Poi, magari sì, bimbo. Poi, questo si presenta così. Da vedere sembra grande. Infatti lo voglio scegliere grande. Ciao, no, bimbo. Vabbè, ma è scemo comunque. Allora, questo è un tappeto che andrà uno in corridoio e un altro nella cucina. Allora, il tappeto è morbidissimo, perché si sente che è morbido. Ed è anche grande. Per cui quello che ho scelto io. Adesso così non si vede, non si capisce. Comunque è grande, bello lungo, per cui questo andrà in cucina. Che bello, sono felice. Meno male che come qualità sembra buono come tappeto. Ovviamente ha la gomma dietro, che si attacca, diciamo, tipo
cioè che resta nel pavimento e non scivola, per farvi capire. Io con le descrizioni dovete capire che sono un po' così così. Comunque il tappeto è morbidissimo. Io spero veramente che dura e che i gatti non mi fanno le unghie sul tappeto, perché gli altri diciamo che sono un po' me li fanno. Invece in quelli pelosi, sui tappeti pelosi che ho, stranamente quelli non me li toccano, per fortuna. Per cui devo sperando che questi appunto riesce a tenere senza che me lo distrugge. Io ne ho presi due, sempre così, ma uno nero e l'altro non mi ricordo, e spero che l'altro arriverà. Comunque, per questo. Poi ho preso questo, che più tappeto, più zerbino, sembra un tappeto di casa, secondo me, dal tatto. Questo, in teoria, ho preso questo per casa, per fuori casa, da mettere fuori dalla porta. C'è il gatto con scritto Merry Christmas, mi piaceva da vedere, allora l'ho preso. Ed è fatto così, dietro, così. Ma è un po' leggero, un po'... Come tappeto sembra più dentro che fuori, da tipo come zerbino. Però, scema. Comunque questo andrà fuori dalla porta. Comunque carino, dai, non è male come tappeto. Poi, se magari Budino mi lascia prendere le cose, magari mi fa un favore. Questo è già, questo è stato incollato, si è rotto perché è stato incollato praticamente dentro la confezione del pacco, per cui si è rotta la confezione, ho dovuto strappare. Io pensavo che era una tovaglia di plastica, proprio plastica, invece è una tovaglia usa e getta, perché appena questa la usi e la sporchi, secondo me va buttata, perché è inutile che, cioè, è troppo leggera, molto leggera. Per cui vi consiglio che se volete una tovaglia di plastica come la volevo io, non prendetela su Temu, perché tanto le tovaglie sono tutte così. Per cui direi, poi questa puzza, bella. Comunque io ho preso questa con la renna rossa e nera, renna con i disegnini con scritto Merry Christmas, per le feste di Natale, così. Anche mia mamma l'ha presa pensando anche lei di plastica, e alla fine non è così. Ti arrivano queste, vabbè, ormai le ho prese, poi 3 euro, cioè un conto 2 euro, 1 euro, anche meno, ma... Cioè, sono usa e getta, non è... anche se li lavi comunque si rovinano, cioè, non so. Boh, vabbè, comunque è questo. Poi, ultime due cose, pacco è finito. Questo qua. Ah no, forse ne ho presi due. Pensavo che ne avevo preso uno. Infatti sembrava strano, perché ho detto... Come ho fatto a prenderne uno se ho due gatti? E poi se ne metto uno... Di sicuro l'altro, cioè, come lo faccio a mettere? Comunque no, ho preso due, così, sciarpa e cappellino. Ovviamente anche questo ve lo farò vedere nel video. Fatto così, col cappellino, stessa cosa. Adesso vedo se riesco a prendere il budino, ve lo faccio vedere col cappellino. E forse anche la sciarpa. Comunque questo qua, ne ho presi due, uno per Perla e uno per Budino. E poi ho preso le luci, che sono fatte così. Le luci sono così. Oui! Sono praticamente a luce solare. Adesso lo montiamo. Praticamente... Adesso vediamo se vanno. Quindi si monta così. Ok. Qua c'è i bottoni.
dovrebbero in teoria essere carichi, ma non lo sono. Non sono cariche. Niente. Non sono cariche, per cui li devo caricare. Allora, le altre che mi avevano mandato erano cariche, per cui potevo vedere com'erano. Invece così, adesso che sono scariche, è un po' difficile. Però vabbè, ve le farò vedere quando le metterò fuori in giardino. Queste qua ne ho comprate un bel po'. Queste qua ne ho comprate un bel po' con la luce solare perché in giardino non ho la corrente e ci vuole un bel po' di lavoro per metterla, per cui alla fine ho deciso di prendere questi qua che risparmio sia per corrente eccetera e secondo me sono più carine, per cui comunque ci sono questi qua e niente, per cui adesso li proveremo e poi vi farò vedere ovviamente a fine clip, non di sicuro non in questo video, ma al prossimo. Comunque vi farò vedere come sono. Poi, se volete sapere se vanno bene, se sono ottime, eccetera, quando ovviamente più in là, ovviamente voi mandatemi un messaggio perché io poi non mi ricordo e io ve lo dirò. Per cui questo è un altro acquisto che io ho fatto. Si sono accese. Ah no, funzionano. Figo, ah, perché dovevo mettere la mano belle, rosse, cioè rossa, arancione, blu e verdi, non so se si vedono, comunque funziona. Se io levo la mano non va, se invece lo attacco sì, perché giustamente no, funziona, infatti sembrava strano perché ho detto è strano che non va. Comunque, vabbè, vieni qua un attimo che... No, poi volevo mettergli il cappellino, ma mi stava graffiando perché adesso sta giocando con i sacchetti che ho buttato per terra e non vuole collaborare. Per cui nel prossimo video vi farò vedere come gli stanno, se riesco a metterglielo. Comunque, vabbè, questi sono gli acquisti che ho fatto da Temu. Allora, come qualità è buona perché sembra ottima, eccetera. Però, dobbiamo vedere un po' perché sinceramente non lo so. Devo valutare appunto tutti questi sconti perché alla fine non ci sono comunque. E niente, questo è il risultato. Fatemi sapere voi se acquistate da Temu, se avete acquistato qualcosa, se acquisterete oppure non vi piace, vi piace, non lo so, voi fatemi sapere o tramite qua sotto nei commenti nel video o anche tramite privato su Instagram, che tanto io rispondo sempre a tutti comunque, non sono come le altre YouTuber o influencer che dicono sì, ok, c'hai tante persone, per amor di Dio fai fatica a rispondere, però se è il tuo lavoro ti metti e rispondi praticamente a tutti quelli che ti mandano il messaggio, perché se no tanto vale, blocchi i messaggi, blocchi tutto quello che non riesci a fare, allora non ti fai mandare i messaggi privati e rispondi tutto su YouTube, ad esempio. Io sinceramente, anche se ho pochi iscritti, comunque un bel po' di persone siamo e ricevo molti messaggi, per cui io rispondo sempre a tutti, anche se siamo più di 20 persone, più di 30 persone che mi scrivono, comunque io rispondo sempre a tutti, per cui questo è. E niente, questo video, non so se lo vedete col quarto, però vabbè, continuerò a comunque a finire di fare questo video e poi mi fate sapere che cosa vi è piaciuto di più di questi acquisti. E niente, io adesso metto a posto e inizio appunto a finire di completare l'arredamento della decorazione della casa
E poi tutto il resto, tutta la fine lo vedrete, se non sbaglio, il quinto vlogmas, di sicuro, perché il terzo e il quarto saranno di sicuro un bel po' lunghi. E per cui questo video della decorazione lo vedete completamente finito, sarà il quinto vlogmas. Comunque, detto questo, continuate a guardare il vlog e sperando che non dura tanto. Ci vediamo dopo.